Con il DPCM in vigore da metà gennaio, sarebbe al vaglio del governo l'istituzione di una zona bianca per quei territori dove i parametri relativi al Covid-19 siano abbastanza virtuosi da consentire una ripresa delle attività, inclusa quella di cinema, teatri e sale da concerto. Uno scenario ancora troppo incerto, secondo l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, che nei prossimi giorni invierà una lettera al ministro per i beni e le attività culturali Franceschini, chiedendo informazioni certe su tempi e condizioni per la riapertura. Perché il governo sostenga le attività, non sostenga le chiusure. Si deve uscire dalla dicotomia, a mio giudizio, dannosa tra chiuso e aperto. Bisogna trovare anche delle forme intermedie che consentano di tenere vivo il rapporto tra chi svolge attività di spettacolo dal vivo e il proprio pubblico. Un modo per ripartire in sicurezza potrebbe essere l'inserimento di alcune categorie professionali dello spettacolo dal vivo nel piano vaccinale del governo. Ci sono delle categorie di lavoratori dello spettacolo dal vivo, penso, per quanto riguarda la musica, agli strumentisti a fiato, ai cantanti, gli artisti del coro, penso ai danzatori, per quanto riguarda la prosa, agli attori, non sono grandi numeri, potrebbero avere un'attenzione particolare, senza per carità avere delle corsie preferenziali che va di passare prima di quelli che sono, non so, gli anziani, i soggetti fragili, ma perlomeno essere sul piano di quando si vaccineranno gli insegnanti, credo che contribuirebbe a ridare serenità e vita al settore. Notizie certe sulla riapertura servirebbero inoltre ad incoraggiare il pubblico, già colpito dal Covid-19 e in più disorientato dai continui cambiamenti. Non si vuole capire che il pubblico dovrà riabituarsi ad andare a teatro e soprattutto ci saranno problemi di un nuovo pubblico, perché gli anziani sono stati duramente colpiti da questa pandemia e quindi ci sarà assolutamente necessità di creare un ricambio di pubblico e quindi investimenti sulla promozione, sullo riavvio. Questo per noi è fondamentale.